Allora, buongiorno a tutti. Qui dal solito Belvedere, dopo la mia passeggiata mattutina e colazione al bar Pasticceria Rugiati, vengo qui a raccontare un altro dei miei aneddoti, o più che aneddoti, una mia personale storia del rock, forse a puntate, che sto preparando su questo sito, su questo YouTube. Ma è una cosa molto saltuaria che però ogni tanto mi viene un po' l'ispirazione. Allora, ultimamente sto trattando un bel po' di metal, dalle propaggini più estreme. Lost mi ha dato dei buoni consigli, Pietro me li ha confermati e ho stilato anche una piccola lista con mie spiegazioni, note personali e margine dei gruppi migliori e più rappresentativi e più d'avanguardia delle ultime frontiere metal. La trovate nella bacheca YouTube e la trovate postata anche come reel su Instagram. Allora no, oggi volevo invece un pochino puntualizzare il metal negli anni 80, che veniva un po' attribuito, in parte anche a ragione, perché era vero che io, avendoli vissuti gli anni 80, posso anche in parte confermare, era il classico genere da sottosviluppato, cioè nel senso il metal, chi ascoltava metal negli anni 80 era considerato non solo un minus habens, non solo un po' un mentecatto, anche a parte dai paninari che ascoltavano chiaramente Duran Duran, Spandau Ballet, i Take That, c'erano gli Wham, Giorgio Michael. Ecco, i paninari, quelli più evoluti, che però non erano paninari, infatti quelli me li ascoltavo io, si ascoltavano i Talk Talk, che erano un po' diversi dai Duran Duran e all'altra. Infatti poi i Talk Talk fecero la storia con Mark Hollis. E ricordo che solamente chi ascoltava le cose più estreme del metal, come Slayer oppure Metallica degli inizi, comunque ascoltava era anche abbastanza avvezzo all'hardcore dei Black Flag, ma soprattutto dei Dead Kennedys, cioè quelli ancora un po' più estremi. Li ascoltava. Certo, magari non ascoltava Husker Du, non ascoltava Minutemen, non ascoltava Saccharin Trust. Questi più sperimentali o più evoluti, no, questi erano già considerati troppo strani anche per un metallaro thrasher. E invece chi ascoltava proprio il metal, quello classico, che poteva essere anche quello hair metal, cosiddetti Poison, i Motley Crue, i Rat, e tutti quei gruppi di Los Angeles, e forse i più eclettici erano i Faster Pussycat, quelli erano a uso e consumo più, o anche, che ne so, anche peggio, gruppi peggio come gli Wasp, erano ad uso o consumo più di le classi medio-basse. Proprio il classico metallaro, un po' stile col birrozzo in mano, un po' Motorhead. Ecco, diciamo che il ragazzo di buona famiglia, no, quello forse effettivamente non lo ascoltava. Poi c'era gli Iron Maiden, che coprivano un po' tutte le classi sociali, ma comunque un vero, diciamo, qui a Roma si chiamano i pariolini, cioè che oggi sarebbero i fighetti proprio di ogni città. Forse gli Iron Maiden non tanto, lì andava più la musica house, la prima musica dance, più quelle cose lì, quindi erano più magari, ecco, da liceale medio, ma pure lì insomma gli Iron Maiden, un po' insomma da ragazzetto medio, ecco, pure questo. Le cose cambiarono un po', cioè diciamo io a 15 anni mi ascoltavo i Metallica e mi ascoltavo anche, cominciavo anche a sentirmi John Coltrane e tutto il jazz, però io ripeto, io stavo al Virgilio, che era una scuola abbastanza particolare in cui non c'era neanche un paninaro. Se ce n'era uno, quel paninaro là comunque era abbastanza isolato e non rompeva le scatole. E invece no, poi con gli anni 90, col passare del tempo, dopo l'avvento del grindcore,
il metal ha iniziato ad essere anche per le classi più, cioè indirizzato alle classi anche più abbienti, anche con il new metal, non so, i Korn, anche i Rage Against the Machine, i Deftones, Limp Bizkit più in là, Linkin Park, vabbè no, quella è proprio una monnezza. Per le, ecco, e anche con il grind e con il death metal cominciava a essere più upper class. Più upper class e quindi insomma si spostò anche un po' anche il paradigma. E ciò comportò chiaramente una diffusione più capillare del genere, per un'epoca senza internet, e chi comunque ascoltava i Death, i Carcass, Neron Death e tutte poi anche le propaggini più sperimentali, anche dai Fear Factory e Type Negative, nonostante i Type Negative venissero da un gruppo trash molto malato come i Carnivore, erano comunque di estrazione della classe medio buona, medio alta. E qua c'è un casino tremendo oggi, stanno facendo uno scarico dei ciottoli. E quindi insomma questa cosa cambiò molto e cambiò anche l'approccio e la fruizione di tale genere. Cioè, da Jack, esempio, negli anni 70 e negli anni 80, esempio, gli Scorpions. Gli Scorpions sono il classico gruppo da birraio, cioè nel senso che erano proprio considerata la mondezza della mondezza del coso. Mentre le Zeppelin erano considerati nell'hard rock più di classe buona universitario. I Black Sabbath erano invece più proletari. In questa avevano ragione i Melvins. E in un certo senso sono anche forse più proto-punk rispetto ai Led Zeppelin. I Deep Purple no, erano già più proto, un po' più anticipatori del metal, quindi piacevano un po' a tutti, ma erano un po' in bilico tra cose un po' suonate molto bene, cioè meno decorosamente bene, ma non certo intellettuali come i Led Zeppelin, ma sicuramente più evoluti dei Black Sabbath. Però io preferisco i Black Sabbath ai Deep Purple, tirando le somme li reputo più accattivanti. Ecco, poi venne il punk negli anni 70, che fece fine anni 70, che fece un po' un tabula rasa di tutte le cazzate che c'erano state nel rock, tutte le cose più tronfie. E con quel tabula rasa chiaramente anche il metal ne risentì, perché gli Iron Maiden e tutta la new wave of British of heavy metal come Venom, tutti i gruppi lì affiliati della NIT, gli Iron Maiden già l'ho citati, anche i Motorhead o anche gli AC/DC dall'Australia, furono tutti comunque vicini al punk rock, almeno agli inizi. I Motorhead sono sempre stati poi fedeli al loro motto, e anche gli AC/DC facendo sempre lo stesso pezzo ripetuto all'infinito. E che altro dire, che anche appunto anche i Metallica e gli Slayer devono molto all'hardcore, all'hardcore americano soprattutto, ma i Metallica anche appunto al primo disco degli Iron Maiden, al primo disco dei Diamond Head, agli Angel Witch, quindi tutti quei primi gruppi inglesi, anche i Venom, che poi furono influentissimi sul nascente black metal. Poi appunto negli anni 90 si rifondò un po' tutto da capo con il black metal, quello più storto, che riportò tutto a climi abbastanza punk. Infatti se sentite le registrazioni di Darkthrone, Mayhem, Immortal e Burzum, so tutta roba registrata praticamente in diretta su un Tascam. Vabbè, Burzum l'ha proprio registrato in galera, quindi chiaramente non aveva neanche un tecnico del suono, e quindi vabbè.
Ok, quindi poi vabbè, alla fine adesso il genere metal ha talmente evoluto appunto che con queste nuove avanguardie, propaggini avanguardistiche, chiaramente è roba per pochi e credo che siano l'appannaggio di gente, di fruitori comunque di ottima cultura, di ragazzi comunque con un buon bagaglio culturale, perché per ascoltare bene gli effluence che hanno molto free jazz dentro, devi anche sapere molto di appunto di Albot, di John Zorn, soprattutto, ma di Albot, di Cecil Taylor, Borbeto Magus. Ho scoperto che loro si rifanno molto ai Borbeto Magus, quindi non è proprio, non credo che uno che faccia, adesso meglio essere classista, ma chi fa il postino, figlio del tizio, non credo che si ascolti esattamente queste robette qui. Ci dovrebbe anche essere l'eccezione, ma insomma sono proprio eccezioni che non confermano la regola. Detto questo, adesso interrompo qua la registrazione, perché qui oggi sto in un cantiere aperto, non mi ero accorto, ma ce l'ho proprio dietro alle spalle, c'è una cagnara terrificante. Ci sentiamo dopo.